Sindaco. Assente. Andreozzi, presente. Arienzo, presente. Bismuto, presente. Brambilla, presente. Buono, presente. Caniglia, assente. Capasso, presente. Cecere, assente. Coccia, assente. Colella, assente. Coppeto, presente. Coppola, assente. De Gregorio, assente. Esposito, assente. Frezza, assente. Fucito, presente. Giova, assente. Guangi, presente. Guida, presente. Langella, presente. Lanzotti, assente. Madonna, assente. Matano, assente. Merolla, presente. Mirra, assente. Moretto, presente. Mundo, assente. Nonno, presente. Pace, presente. Palmieri, assente. Quaglietta, assente. Santoro, presente. Gambati, presente. Simeone, presente. Solombrino, presente. Troncone, presente. Ulleto, presente. Benanzoni, assente. Vernetti, presente. Zimbaldi, presente. Sindaco, presente. Sono presenti 24 consiglieri, la seduta inizia validamente. Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Colella, Madonna, Quaglietta, Esposito, Coccia, De Gregorio, Venanzoni e Giova, nonché l'assenza l'assessore Pagano ed in ritardo l'assessore Chiodo. Cari colleghi, ricorderemo che questa seduta è convocata in prima convocazione oggi, in seconda convocazione il giorno 2 luglio alle ore 10. Colgo l'occasione per salutare e dare il benvenuto al nuovo segretario generale, la dottoressa qui presente, che si è, come dire, insediata da alcuni giorni, e sicuramente il consiglio e il sottoscritto vorranno augurarle buon lavoro, affiancata dal vice segretario generale. Detto questo, per l'articolo 37 si è prenotato il consigliere Arienzo, che può intervenire, farà seguito Brambilla. Vi raccomando i tempi per poter giungere al lungo ordine del giorno per la seduta odierna. Prego, consigliere Arienzo. Grazie, grazie Presidente. Volevo comunicare all'Aula, all'assessore Piscopo e all'assessore Clemente, che credo siano interessati per le deleghe di cui si occupano. Abbiamo fatto qualche giorno fa, credo una settimana fa, una commissione convocata dal Presidente Coppeto, in cui sono stati invitati tutti i servizi, per cercare di capire cosa sta accadendo ancora in quest'area, diciamo, grande che è il Vallone dei Gerolomini,
nella parte sia sottostante che quella che invece è afferente al complesso delle piscine Neapoli. Ed è su questo che volevo la vostra attenzione, perché credo che, sia passato ormai un mese da quando ci sono dei lavori importanti sul pezzo di costone che è afferente al Neapolis. Questi lavori iniziano alle 7:15 del mattino, chiaramente essendo quella una valle fa un effetto rimbombo come se fossimo a un teatro, quindi centinaia di famiglie vengono svegliate alle 7:15 da quei lavori. Io non credo che dei lavori del genere possano incominciare in un orario che è ancora destinato al riposo. Devo dire che la Polizia Municipale è stata sempre solerte a rispondere alle mie sollecitazioni, che sono poi le sollecitazioni dei cittadini, per andare a verificare che cosa accadeva in quel luogo. Chiaramente però quello che sarebbe necessario fare è accompagnare la Polizia Municipale, che non può avere delle competenze specifiche, insieme a dei tecnici afferenti ai servizi che sono, diciamo, sotto l'assessorato suo vice sindaco, perché è evidente che la polizia locale arriva fino a un certo punto, dopodiché ci vuole un tecnico che rispetto ad un certificato, ad una carta o a un documento esibito possa, diciamo, controbattere. Il problema è sempre la lungaggine, diciamo, della risposta della politica rispetto a delle esigenze che i cittadini sentono come immediate. Io non sto denunciando che lì c'è un abuso o che ci sia un'attività non consona, sicuramente non sono consoni gli orari in cui vengono iniziati questi lavori così importanti. Di certo è che se si prende il verbale di quella commissione non c'è nessun ufficio, dalla difesa del sottosuolo agli uffici che si occupano di edilizia pubblica e privata, non c'era uno solo di quegli invitati che avesse detto in quella commissione che quei lavori erano stati autorizzati. Siccome non sono lavori complicati da trovare, non stiamo parlando di un piccolo appartamento dove viene aperta una finestra e dice vabbè, non siamo riusciti a intervenire tempestivamente, perché in un agglomerato urbano come il nostro intervenire quando si apre una finestra in un piccolo edificio è complicato. Parliamo di un intero costone di una vallata che è interessato ormai da un mese dai lavori. E i nostri cittadini ci chiedono semplicemente se quei lavori sono autorizzati. E noi dobbiamo semplicemente dire a quei cittadini se quei lavori sono autorizzati. Da quello che emerge da quella commissione sembrerebbe non esserlo. Voglio ricordare a tutti quanti noi che quel complesso è già oggetto dell'attenzione. Non si contano i procedimenti che sono a carico del responsabile. Tra i vari procedimenti di natura amministrativa c'è anche però una denuncia per lottizzazione, che non è un processo, diciamo, amministrativo, ma sfocia in un altro ramo. Eppure le persone che fanno parte di questa società continuano tranquillamente a portare avanti le loro opere su quel tratto di natura che probabilmente non è loro. Lo fanno in modo clamoroso, perché non si tratta in questo caso di scavare una piccola piscina, ma ripeto, vi posso mandare dopo, vice sindaco, dopo le mando un video dove lei può sentire proprio i rumori alle 7 del mattino di questi lavori, come sono incredibili. Se solo volessimo pensare all'inquinamento acustico che producono alle 7:15 del mattino tutti i giorni, perché chiaramente con questo caldo anche gli operai non riusciranno a lavorare negli orari di punta, quindi iniziano prestissimo. Quello che i cittadini ci chiedono è: sono autorizzati quei lavori? E se quei lavori sono finalizzati all'acquisto che questo signore ha fatto di quel palazzetto per fare un'attività ricettiva? In quella commissione gli uffici ci hanno già detto che è pervenuta una richiesta per fare lì un'attività ricettiva e i nostri uffici l'hanno respinta. Pertanto anche quel lavoro di messa in sicurezza, se legato a quel tipo di richiesta, è un lavoro che nessuno gli ha commissionato, perché l'idea di fare lì una struttura ricettiva è stata bocciata dagli uffici comunali. La cosa però che mi ha messo inquietudine è che quando un suo tecnico, vice sindaco, ci ha detto che è andato lì per vedere che cosa stava accadendo, non lo hanno fatto entrare. Cioè va un tecnico del comune che deve andare a certificare se delle opere così importanti che riguardano un costone sono o non sono autorizzate. Non lo fanno entrare,
e di questa notizia noi riusciamo ad averne conoscenza in commissione quando io credo che quella sia una notizia talmente importante che ci saremmo dovuti attivare tutti. Cioè, se un dirigente, un funzionario di un servizio così importante come l'edilizia pubblica e privata va in un luogo per verificare la congruità di taluni lavori e non viene fatto entrare, io immagino che la buona pratica amministrativa imporrebbe che il giorno dopo quello stesso funzionario ci ritorni accompagnato dalla polizia municipale ed entri in quella struttura per verificare che cosa sta accadendo. Allora ripeto, questo non è un tribunale, non sta a noi decidere se quei lavori sono corretti, non sono corretti, se sono autorizzati, se non sono autorizzati. Quello che però spetta a noi fare è rispondere ai cittadini che ci stanno chiedendo quei lavori, chi li ha autorizzati, li può fare, possono iniziare alle 7 del mattino? Con tutto quello che ormai tutti sanno c'è dal punto di vista legale su quella struttura. Allora, quello che secondo me non è concepibile è che chi oggi sta affrontando una serie di procedimenti perché probabilmente ha commesso un abuso continui a lavorare come se nulla fosse. Spero che dopo quello che abbiamo appurato in commissione, e so che il Presidente Coppetto su questo è molto determinato ad andare avanti, e spero che dopo questa mia denuncia in Consiglio Comunale il Vice Sindaco e l'Assessore Clemente, che ha la delega alla Polizia Municipale, possano concordare un intervento, perché se ci va solo la Polizia Municipale, come ha fatto, io ringrazio per la tempestività, non hanno le competenze per appurarlo. Se ci va il suo tecnico non lo fanno entrare e lo mandano via, probabilmente se riusciamo a fare un intervento sistematico in cui ci andiamo insieme riusciamo a rispondere a quei cittadini. Può o non può fare quel signore quei lavori? Questo è il grande interrogativo, è passato più di un mese, io spero di poter dare una risposta, ma spero che lo possa fare l'amministrazione. Grazie. Grazie a lei. Nel dare la parola al consigliere Brambilla, un attimo di pazienza per dare atto della presenza del consigliere Virai, che salutiamo, nominare gli scrutatori nelle persone dei consiglieri Pace, Guida e Santoro, e per ricordare e colmare una mia mancanza il segretario generale, la dottoressa Monica Cinque, non avevo dato le generalità, è stata recentemente nominata ed è quindi il nuovo segretario generale. Prego Brambilla. Grazie Presidente, anch'io do il benvenuto alla nuova segretaria generale, però lei ha cominciato male Presidente, mi corre l'obbligo di dirlo, visto che il nuovo segretario bisogna essere precisi. Oggi, avendo il numero legale al primo appello, automaticamente la seduta del 2 luglio non sarà più in seconda convocazione, perché la seconda convocazione c'è solo nel momento in cui decade il numero legale all'appello. Quindi siamo corretti, stia sereno, il 2 luglio non ci potrà essere la seconda convocazione, se no bisogna rifare una nuova convocazione in prima convocazione. Questo è per essere precisi, in modo da far entrare, diciamo, nel meccanismo anche il nuovo segretario generale. Io farò un articolo invece 37 diviso in due parti. La prima parte mi tornerò a occupare del discorso delle multe del centro storico, perché noi abbiamo avuto un dibattito in commissione mobilità, anzi più che dibattito è stato un fare domande senza avere risposte da parte dell'amministrazione. Non è state risposte quasi a nessuna delle domande precise poste, e le domande erano quelle che si fanno i 220.000 cittadini campani e non che hanno ricevuto notifiche di multe. Il Comune da mesi aveva promesso di annullare le multe, che non avrebbe fatto pagare ai cittadini i propri errori, che i cittadini erano stati indotti in errore, che i cittadini inconsapevolmente avevano sbagliato, e la montagna ha partorito il topolino, una delibera fuffa dal titolo problematiche multe. Ora, già dal titolo si capisce che è una presa in giro, perché se una delibera deve risolvere i problemi non si può chiamare problematiche multe, ma si deve chiamare risoluzione problematiche multe. Invece io la chiamerei complicazioni cose semplici, ufficio complicazioni cose semplici. Era molto facile, bisognava annullare
l'atto come in autotutela, sussistendo i presupposti articolo 21,9 della legge 241 del 90, come indicato dal segretario generale uscente. Bene, ci è stato detto che non c'era la possibilità di farlo perché non c'era né eccesso di potere, né incompetenza, né violazione di legge. Noi in Commissione abbiamo spiegato invece che qualche violazione di legge già la delibera ce l'aveva. Per esempio c'è un obbligo di pubblicità, cosa che il Comune non ha fatto, non c'era un comunicato stampa, un articolo di giornale, sul sito del Comune non c'era nulla, al posto di fare i selfie e inaugurazioni in ogni dove, l'amministrazione avrebbe dovuto essere presente in tutti i varchi per una settimana insieme ai vigili per dire c'è una nuova ZTL, anzi tre nuove ZTL, e non l'ha fatto. Già quella è una violazione di legge. Incompetenza, ma quando si sbagliano le norme e quando non si sostituiscono i cartelli e non si dice siccome queste aree pedonali vanno a coincidere con ZTL esistenti, si devono togliere i cartelli delle ZTL, non l'avete fatto, non l'avete indicato in delibera e neanche nell'ordinanza successiva, quindi ci sono violazioni di legge continue e l'amministrazione cosa fa? Continua a demandare ad atti successivi senza dire chi lo deve fare, che atti sono e dove mandare la relazione di Imperatore che dice ci sono state delle violazioni di legge e degli errori e ci sono dei profili di responsabilità. Allora io chiedo, faccio un appello anche alle persone che in questi momenti stanno ancora facendo ricorso, pigliatevi questa relazione, andate nelle sedi opportune con una relazione che dice per iscritto che ci sono delle responsabilità in capo alla macchina amministrativa, responsabilità precise che sono chi ha firmato la delibera, chi ha firmato l'ordinanza, chi doveva mettere in pratica l'ordinanza e quindi la polizia locale, l'ANM, quando ANM dice noi la segnaletica è tutta a posto. Ma non può essere così se nella relazione c'è scritto che a mezzo cannone c'era un cartello della ZTL e uno dell'area pedonale con due orari differenti. Scusate, o non sappiamo leggere o si stanno continuando a prendere in giro i cittadini. Cittadini che vi daranno un segnale, anzi ci daranno, perché considerano tutto il Consiglio Comunale responsabile e fanno bene e daranno un segnale fortissimo andando a votare e metteranno sulla scheda multe centro storico per far vedere che sono stati non solo presi in giro ma gli sono stati estorti i soldi e qualcuno gli aveva promesso di cancellare le multe e per questo motivo gente per bene non ha fatto ricorso, sono scaduti i termini, dovrà pagare tre volte tanto e non avrà mai visto riconosciuti i propri diritti. Questo avete combinato. Al posto di chiedere scusa pubblicamente ai cittadini, ve ne uscite con una delibera fuffa nel quale dite problematiche multe. E un'altra volta prendete in giro i cittadini scrivendo la prima cosa che è da fare è verificare tutti i varchi. E scusate, allora vuol dire che non funzionavano manco allora i varchi, se non sapete neanche se stanno funzionando o meno. Non potete continuare a prendere in giro i cittadini e poi fare inaugurazioni e selfie tutti i giorni. L'unico giorno che dovevate farvi le foto, i selfie con la stampa e con i vigili era per inaugurare le nuove ZTL. Veniamo a un secondo argomento del quale non ha mai parlato nessuno in questi anni, in questi 11 anni. Tutti, anche i giornalisti, si sono soffermati solo sulla gara dell'illuminazione votiva dei cimiteri, tralasciando la fetta più grossa, la polpa, che è la gara dell'illuminazione pubblica delle gallerie, ventilazione gallerie e orologi comunali. Due gare ad appannaggio sempre della stessa ATI, che una volta si è messo con uno, una volta si è messo con l'altro, per centinaia di milioni di euro, che avrebbe dovuto consentire al Comune in predissesto di spendere meno in spesa corrente ed è il motivo per il quale viene autorizzato un debito con mutui flessibili di centinaia di milioni di euro da pagare in comodo rate con interessi dal 2 al 3% per la cronaca. Io mi sono recato negli uffici quando mi hanno visto. L'espressione che hanno fatto non era di gioia,
né di sorpresa ma di terrore. Io ho fatto delle domande semplici. Mi dite dov'è il file della consistenza delle luci in gara nel 2010 e riproposto nel 2016? Sapete qual è stata la risposta? Non c'è nessun file Excel di consistenza delle luci pubbliche, perché la gara precedente non c'era sistema informativo e non c'era una grafica informativa. Cioè noi oggi non abbiamo un file Excel per le 60.000 luci dell'illuminazione pubblica, che costa decine di migliaia di euro all'anno alle tasche di tutti noi. Poi ho chiesto, scusate, qua c'è scritto che ci sono due impianti fotovoltaici. Ci avete fatto una testa tanta, questa amministrazione, l'ambiente, ossigeno bene comune, COP21, siamo tutti ambientalisti. Abbiamo due impianti fotovoltaici che potrebbero produrre un sacco di energia elettrica gratis. Risposta: su un impianto, quello di Fuorigrotta del Mercatino, bello grande, non funziona, non è allacciato, non c'è l'inverter, non abbiamo la documentazione, abbiamo fatto il giro delle sette chiese, non abbiamo trovato documentazione. E poi scrivete nella delibera del 2015, piano energetico comunale, che bisogna ottimizzare i consumi e avere le energie rinnovabili per produrre energia elettrica. Non c'è un impianto che funziona, la piscina Scandone non è allacciata, non è allacciata, non funziona. Però paghiamo una società che deve far funzionare e gestire gli impianti da almeno 6 anni. Tutto tace, tutti zitti. Questa, la gara precedente, che durava 5 anni, sprorogati poi 4 proroghe, perché tanto una proroga è come una mozione, no? O un emendamento, non si nega a nessuno, un ordine del giorno, non si nega a nessuno. Sono stati cambiati, signori, 6 responsabili del procedimento, 6. Alla faccia della continuità amministrativa, alla faccia della pianificazione, alla faccia del bicarbonato di sodio. 37 milioni di contenziosi, crediti per 36 milioni di euro di questa società, 5 milioni e 6 ritardo pagamenti, 20 milioni crediti non pagati, 10 milioni, incredibile, riserve atti contabili. Ma chi seguiva i lavori? Ma se non c'avevano manco il file delle luci, come fai a dire quante luci ha cambiato, quante ne doveva cambiare? Io ho visto, ho chiesto, ma avete dato delle penali a questi signori? Relazione di fine anno alle Camere del Presidente della Repubblica, c'è una relazione, penali per consumi energetici zero. Allora io, che sono, stavo per dire una parolaccia, mi scusi segretario, sono un rompiscatole, ho detto, sono ingegnere energetico, vediamo i consumi, 45 milioni di kilowattora nel 2010, 52 nel 2012, 51,9 nel 2013, 51,100 nel 2014, 49,5 nel 2015. Anche un deficiente ci arriva, no? Se io sostituisco le lampade, i componenti, i cavi, a casa mia rifaccio gli impianti, sparagno e spendo di meno e consumo di meno. Ma come faccio a spendere l'8% in più in 6 anni di energia elettrica che ho speso 30 milioni di lavori? Nessuno si è fatto una domanda e si è dato una risposta, o solo Marzullo in televisione si fa ste cose. E io ho chiesto agli uffici, c'era l'obbligo di risultato. A casa mia, casa Brambilla, l'obbligo di risultato è come se tuo figlio a scuola deve essere promosso, quello è il risultato, e ha l'obbligo, perché fa solo quello nella vita, e uno dice, caro mio, tu devi solo studiare e devi portare a casa il risultato, cioè la pagella che sei promosso, punto. Qual è l'obbligo di risultato in una gara di efficientamento energetico e di gestione dell'illuminazione, secondo voi e secondo una mente illuminata? Sparagnare sull'energia elettrica, spendere di meno, perché ripeto, io ho fatto un mutuo che mi è consentito fare debito in predissesto solo se spendo meno di spesa corrente. Ma se io ho speso, cioè ho consumato di più, ma com'è possibile? E loro mi hanno risposto, il risultato era la gestione degli impianti. Infatti
sui lavori hanno preso zero di penali, però poi hanno fatto 37 milioni di contenziosi, però hanno preso zero penali perché sono stati bravi, però ci hanno poi presentato 37 milioni di conto. È una roba incredibile, nessuno ne parla, no? E poi gestione 150.000 euro di penali in 6 anni, cancellate dal lato transattivo, gli abbiamo regalato la qualunque. E dice, finisce qui Brambilla? No, visto che è andata bene, ripresentiamo il peperone, la peperonata si ripresenta non per 5 anni, per 12 anni gliel'abbiamo ridato l'appalto, 12 anni. Con l'obbligo al primo anno meno 20% di consumi, obbligo secondo anno 50% di consumi in meno. Come si faceva a ottenere questi risultati? Cambiando 60.000 lampade in 2 anni. Problema, svolgimento. Se il signor Brambilla deve sostituire 3.000 lampade al mese e deve arrivare a sostituire 60.000 lampade, quanti mesi occorreranno al signor Brambilla per cambiare le 60.000 lampade? 60.000 diviso 3.000, 20 mesi, 2 anni. Dopo 5 anni noi abbiamo cambiato 29.000 lampade, cioè la metà. E infatti il nostro consumo si è diminuito del 24% in 5 anni, mentre avremmo dovuto diminuirlo del 50% al secondo anno. Dice, ma chi ce ne frega, Brambilla? Chi ce ne frega? Noi paghiamo 60 milioni di debito al 2-3% di interesse annuo, perché io dovrei avere 6-7 milioni di risparmio annuo derivante dalla sostituzione degli impianti. Ma se io gli impianti non li sostituisco, c'è una penale. Ho chiesto, l'avete applicata la penale? Risposta, le penali stanno nel capitolato d'appalto. Io davanti a queste risposte non posso fare altro che prendere, fare un bel dossier, un bel pacco d'uno, non per Natale ma per Ferragosto, e portarlo a chi di dovere. E portarla a chi di dovere, e qualcuno deve rispondere non a me ma alla città, perché sono stati sperperati milioni di euro e non c'è nessun risultato. Con impianti fotovoltaici ce ne sono 11, nessuno funziona, e voi andate a parlare Napoli città verde, green, ma che città verde e green? Non abbiamo un piano energetico, uno straccio di piano energetico. Sono impianti fermi da 10 anni, mai collegati alla rete, stiamo disperdendo energia elettrica regalandola. Dovevano fare tutta questa bella roba telegestita, uno da casa sua, anzi da un bel, per chiudere Presidente, un bel centro della luce si chiama, che c'è già il nome, no? La casa della luce, minchia, scusate, Fiat Lux. Sia la luce, non è mai arrivata questa luce, la casa della luce non esiste, dovevano farla in via Ianfolla, Andreozzi, no? Via, dietro la vigna, via nuova dietro la vigna, via Ianfolla, 1,5 milioni, sale multimediali, sale per fare informazione alle scuole su come si risparmia la luce, l'energia elettrica e come si utilizzano le energie rinnovabili, sala H24 teleconnessa agli impianti della galleria, agli impianti di illuminazione, non ha fatto niente da 11 anni, da 11 anni. Quasi finito. Gli orologi, ci sono 12 orologi comunali, sono diventati 11, è sparito un orologio, quelli belli monumentali, via Santo Spirito. C'era fino al 2015, noi abbiamo chiesto con delle interrogazioni, accesso agli atti, ci hanno risposto, è in un deposito della metropolitana, cioè la caccia al tesoro per andare a cercare un orologio. Poi alla fine si sono arresi e mi hanno scritto, Rambì, non c'è più, è sparito l'orologio, non c'è più. Un orologio monumentale, storico, è sparito, l'hanno addirittura tolto dalle consistenze. Ce l'avrà qualcuno a casa, non lo so, un bello orologio, magari fa sempre comodo in casa, un orologio che segna l'ora perché da tanti anni. Ma che copia della denuncia? Perché se non glielo dicevo io che era sparito non rispondevano. Ma quale denuncia? Tanto io la dovrò fare la denuncia, come sempre. Però mi dicono, Brambilla, tu fai politica nelle sale giudiziarie o dalla Corte dei Conti.
Ma in aula con cosa volete fare politica? Con 3 assessori seduti, non c'è mai il sindaco, non c'è mai la giunta, non ti rispondono mai l'articolo 37. Vai nell'ufficio, ci ho messo 3 settimane per avere una risposta, ho dovuto fare sollecito, se no andavo in procura per denunciarli per omissione d'atti d'ufficio. E mi hanno guardato con gli occhi sgranati perché ho chiesto i consumi dell'energia elettrica dal 2010 a oggi e il file Excel che era a gara nel 2010 è sparito. Ma di cosa volete parlare qua seduti? Centinaia di milioni di euro buttati, buttati! E però andiamo a fare la campagna elettorale sia qua che in altre regioni perché siamo il modello Napoli deve essere esportato. Allora se deve essere esportato, calabresi, mettete i lucchetti agli orologi pubblici, mettete i lucchetti alle lampade pubbliche, perché qua in 11 anni sono stati sperperati centinaia di milioni di euro. E non ce n'è uno nell'ufficio che abbia saputo dare una risposta su cosa significa obbligo di risultato e quante penali abbiamo dato a questi signori che si sono intascati centinaia di milioni di euro. Perché oltre a questo, l'illuminazione dei cimiteri, le luci di Natale, le luci delle gallerie, un monopolio. Tutti zitti. Noi ci abbiamo sindaco itinerante, un assessore in campagna elettorale, abbiamo chiesto uno sforzo di, come dire, di coerenza, di etica politica. Sì, concludo Presidente. Di etica politica, le dimissioni sono un atto dovuto. Lei ha risposto, assessore, mi dimetterò quando ci saranno le liste. Allora cortesemente può andare a togliere tutti i cartelli elettorali che stanno tappezzando Napoli come candidata a sindaco, perché o è candidato sindaco o sta aspettando le liste. Se sta aspettando le liste, vada a togliere i cartelli che stanno per tutta Napoli, partecipi alle attività solo istituzionali, nessuna attività elettorale, perché lei ha dichiarato sto aspettando gli istituti, quindi lei non deve fare più nessun intervento come candidata a sindaco. È un atto di responsabilità morale, di etica politica nei confronti sia del Consiglio Comunale sia dei cittadini. Se non lo vuole fare, i cittadini poi sapranno dare una risposta, come sempre, nelle urne. Ho finito, mi dispiace segretario generale, lei avrà capito che è arrivata in un'aula dove c'è un po' di tutto, mi scuserà, ma davanti pochi mesi, mi dovrà sopportare per pochi mesi, credo che ci sarà un aiuto reciproco, perché questi sono suggerimenti anche che noi stiamo dando di interpretazione di atti errati, come interpretazioni che ha dato prima Presidente sulla seconda convocazione sbagliata, perché non può esserci il 2 luglio in seconda convocazione. Grazie. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Abbiamo idee diverse sulla, non in generale, per carità, non è questa la sede per ricordarlo, ma sulla seconda convocazione. Infatti vi sono pareri richiamati in passato. Per carità, è una corrispondenza vecchia, ma c'è anche un atto più recente del 2020 che sulla base di un parere ANCI, di quanto affermavano i dirigenti dell'epoca, il segretario generale dell'epoca, la seconda convocazione si può validamente tenere anche quando il numero legale venisse meno nel corso della prima convocazione. Non vi è questo obbligo dell'appello iniziale. Comunque è un'interpretazione sulla quale sicuramente c'è poco da sbagliare. Io, che sono sempre un pierino ospite delle istituzioni, porto anche l'esperienza di qualche altro comune che tranquillamente tiene la seconda convocazione. Detto questo, chiedo di intervenire, perché lo ha chiesto, al vicepresidente Guanci. Ma la mia richiesta è finalizzata se dopo l'intervento può tenere un po' la presidenza graziosamente. Grazie Presidente Guanci, a lei la parola. Grazie Presidente, sicuramente dopo verrò a sostituirla. Mi corre l'obbligo nuovamente intervenire per comunicare all'Aula
particolare, spero non vedo in aula né il vice sindaco e né l'assessore Menna, di far arrivare la voce del consiglio comunale al consiglio regionale. Vi spiego meglio, presidente. Mancano da 4 mesi i medici prescrittori sull'ottava municipalità e in particolare su un'area, una circoscrizione che ha la bellezza di 30.000 abitanti, Piscinola Marianella. Quindi io non so più, ho scritto in Regione Campania, ho attivato la capogruppo in consiglio regionale Anna Rita Patriarca chiedendo di intervenire. È intervenuta, però dall'altro lato c'è il silenzio tombale. Un intero quartiere, un'intera area, 30.000 abitanti, continuano a non avere medici curanti prescrittori che consentano agli abitanti, ai malati, agli anziani di poter recarsi dal proprio medico e far prescrivere quanto dovuto. Purtroppo la realtà ci porta a dire che queste famiglie, questi anziani, questa gente, così come la volevamo chiamare, deve recarsi a Scampia, laddove non abbiamo manco i mezzi pubblici per poter far sì che queste persone, queste famiglie vengano trasportate, perché chi non ha la macchina deve fare 2 chilometri a piedi sotto il sole per cercare di trovare ed arrivare dal medico curante che gli è stato assegnato. Io penso che è una cosa scandalosa, manco in Africa esiste un comportamento simile. Io non so se questa è una volontà da parte di qualche grosso direttore della Regione Campania, oppure è perché c'è qualcosa. Allora io invito e sollecito l'amministrazione comunale, il vice sindaco, l'assessore Menna, che non vedo in aula, di scrivere e far arrivare la voce di questa città, di quella parte della città di Napoli, in Regione Campania. Non se ne può più. Cioè, per arrivare in consiglio comunale a portare la voce, portare il dolore di tanti malati che hanno necessità di confrontarsi con il medico curante, io credo che siamo veramente arrivati alla conclusione di tutto. Mi dispiace non vedere in aula nessuno, mi spiace, spero che qualcuno mi stia ascoltando, perché credo che questa non è la solita, il solito articolo 37 che si tiene per portare in aula i vari problemi che attanagliano la città di Napoli, ma quando riguarda la salute, quando riguarda gli anziani, quando riguarda i bambini, io credo che questa amministrazione comunale debba farsi carico di questo problema importante. Quindi mi aspetto delle risposte, mi aspetto anche qualche documento per iscritto da parte del sindaco, del vice sindaco o dell'assessore in merito a questa questione. Grazie. Grazie. Non ho altri prenotati per articolo 37. Ho completo. Allora rivolgo l'invito a Guanci di assumere la presidenza per recarmi a parlare con il console del Benin, che sta organizzando una bella iniziativa alla quale siete tutti invitati, che ha a tema la dispersione idrica, rapporto con i comuni che promuoviamo come ANCI, confidando che l'assessore Palmieri garantisca, come ha detto, la location. Scusate il vuoto di scena per consentire al vicepresidente Guanci di prendere la presidenza. Posso, presidente? Aspetto Guanci che mi dà la parola. Ho
Consigliere, prego, a lei la parola. Grazie Presidente, buongiorno colleghi, consiglieri, assessori, sindaco, personale tutto. No, io volevo porre una questione che ci verrò però tra qui a qualche secondo, però vorrei riprendere per alcuni minuti la questione delicata, delicatissima, che ha posto il consigliere Arienzo, ricordando appunto una... Non si sente? Tolgo? Che devo fare, bambino? Ah, devo mettere la bocca centrale. Vabbè. Grazie per il suggerimento. Sei un noto cantante di Night, quindi una serie di esponenti della vita amministrativa della città. Ecco, io nell'annunciare, perché avevamo deciso, io ho mandato da parte della Commissione di inviare il verbale di quella seduta agli organi competenti, ed è ovviamente un verbale particolarmente complesso perché ci sono dichiarazioni anche delicate, i dati che ci ha fornito il consigliere Arienzo e che abbiamo potuto riscontrare anche da alcuni funzionari degli uffici ci mettono di fronte a una situazione davvero di estremo pericolo. E io vorrei ricordare che questa città, a me e a noi, indipendentemente dalle bontà delle varie amministrazioni che si susseguono, spesso ci fa trovare di fronte a situazioni impreviste. L'ultima vicenda drammatica che abbiamo vissuto con il crollo di quell'area, fortunatamente senza nessun danno alle persone, nell'area dei Miracoli, a ridosso della collina a monte di Via Forio, perché pare che là sotto erano state fatte una serie di trivellazioni. Ora, quello sbancamento che abbiamo visto attraverso i filmati che sono stati forniti dai cittadini, dallo stesso consigliere, anch'io ho avuto modo di acquisirlo, ovviamente ci mettono di fronte a una situazione particolarmente drammatica. Io credo che, indipendentemente dal ruolo che assumerà la commissione urbanistica, cosa che faremo perché nelle prossime ore invierò quel verbale alla polizia locale chiedendo un intervento di merito, ma lo invierò anche al comando provinciale dei carabinieri, alla sezione dedicata, perché quella vicenda ormai sotto gli occhi di tutti, che si consuma quotidianamente e nessuno riesce ad intervenire per bloccare quello scempio. È uno scempio davvero urbanistico, del verde. Io, come dire, ho preso anche atto delle sollecitazioni fatte dagli uffici relativamente al verde pubblico della città, e comunque nonostante ciò, nonostante le buone attività fatte dall'amministrazione, non si riesce a fermare questa situazione di particolare dramma. Però io intervengo, e quindi per comunicare, come in qualche modo sollecitava anche, anticipava anche lo stesso consigliere Arienzo, ci muoveremo in questa direzione. Però io prendo la parola per sollecitare un tema, e lo faccio davvero cogliendo la buona intenzione che è stata manifestata dal sindaco qualche giorno fa, quando ha in qualche modo richiamato tutti quanti noi, l'amministrazione, ad avere un particolare atteggiamento nei confronti della città, definita dallo stesso sindaco in queste ore una città sporca. Ora, noi ci troviamo di fronte ad una situazione particolarmente complessa, che si ripete ogni anno, ovviamente il caldo ne è particolarmente complice, per cui è evidente che la situazione igienico-sanitaria corre il rischio di precipitare, di mostrarci qualche problema in più. Ecco, io credo che noi forse abbiamo bisogno di andare un po' più in là delle strigliate, un po' più in là del richiamo, che pure fa bene, perché se lo fa lo stesso signor sindaco significa che il tema è anche abbastanza, come dire, evidente. E lo è evidente perché lo verifichiamo. Io non ho alcuna difficoltà ad immaginare che vi è spesso un comportamento non virtuoso da parte dei cittadini o dei frequentatori della città, però è una storia che si ripete da sempre, non voglio scomodare né la letteratura né le antologie, però noi non possiamo in qualche modo stare dentro questa facile lettura
no? E i cittadini, e i cittadini ci sono sempre, ci sono adesso, ci sono 10 anni fa, 20 anni fa, un secolo fa. Noi abbiamo bisogno invece di fare qualcosa in più. Io ricordo l'anno scorso, e mi dispiace che non c'è in questo momento in aula uno degli assessori che io ritengo sempre molto attento a queste dinamiche, come l'assessore del giudice, però ricordo l'anno scorso in uno dei momenti più drammatici della vita, non soltanto della città, ma dell'intero paese, dell'intero mondo, relativamente alla pandemia, noi siamo riusciti a mettere in campo nel giro davvero di poco tempo una task force capace di pulire la città, di disinfettarla fino all'ultimo fondaco della città stessa. Ecco, in questo momento noi abbiamo bisogno di fare un'operazione analoga, perché vi invito a girare la città, soprattutto la città particolarmente frequentata, la città cosiddetta turistica, vi invito a vedere in che condizioni è. E non è soltanto il sabato mattina o la domenica mattina all'indomani del consumarsi notturno della cosiddetta movida. C'è un problema che attiene davvero alla nettezza quotidiana della città, che in alcuni luoghi dove non tutti vivono una situazione di agio e dove al di fuori dei cosiddetti bassi ancora abitati e straordinariamente abitati vi è una condizione igienico-sanitaria in alcuni vicoli insopportabile, insostenibile. E allora da questo punto di vista io credo che bisogna fare qualcosa in più oltre la denuncia, seppur apprezzata per quello che mi riguarda, apprezzata, ma qui non significa, diciamo, soltanto metterlo in evidenza, significa fare qualcosa in più, che probabilmente non può scomodare le forze della SIA, che probabilmente da sola non ce la fa, perché quel modello organizzativo e quella capacità professionale come quantità di operatori non riesce, ma vi è uno straboccamento pauroso in alcuni luoghi, dove ci va per lo mezzo la vita igienico-sanitaria delle persone in carne ed ossa. Qui non ci troviamo più di fronte ad un qualunque soggetto, me compreso, che fa una denuncia come tante volte, ma se lo fa, seppur sommessamente e educatamente, così come l'ha fatto il sindaco della città, e beh, evidentemente c'è qualcosa che bisogna mettere a riparo, c'è bisogno, come dire, di fare qualcosa in più. Il caldo sta incalzando, abbiamo temperature che stanno di 8 gradi al di sopra della media, e in alcuni luoghi noi viviamo situazioni particolarmente asfissianti, queste nelle periferie come nel centro antico della città, nell'area dei quartieri spagnoli e i vicoli. Allora, da questo punto di vista io lo dico, anche se di fronte a me non ho gli interlocutori che forse avrei avuto bisogno, ma capisco, per l'amor del cielo, si sta lavorando altrove, però vorrei che questo grido di allarme o comunque questa riflessione fosse trasferita, trasmessa in maniera tale che si avvii nelle prossime ore uno di quegli interventi igienico-sanitari sul territorio che pure la città ha conosciuto recentemente, quindi non scomodo, come dire, esperienze lontanissime, ma scomodo quello che è accaduto l'anno scorso durante il lockdown, dove abbiamo messo in campo una task force che è riuscita davvero a mettere in campo condizioni di donne, uomini e mezzi per poter dare una risposta alle preoccupazioni dei cittadini. Ci troviamo di fronte ad una situazione, come dire, analoga, dove probabilmente l'agente patogeno non è il virus, la coronavirus, ma sono altri batteri che favoriscono, e lo sappiamo, favoriscono l'incremento di patologie gastrointestinali. E allora, prima che si avvia il programma di ferie degli operatori di ASIA, di Napoli Servizi e di tutti i soggetti che possono contribuire alla fattispecie, io chiedo attraverso questo intervento, e ne aspetto anche riscontro formale, che si intervenga, perché davvero, lo ribadisco, non voglio fare l'allarmista del cavolo, non lo sono,
però ci sono alcune situazioni che davvero sono insopportabili, hanno bisogno di essere guardate e pertanto di intervenire. Grazie. Grazie, grazie consigliere Coppeto, non ci sono altri interventi iscritti, altri consiglieri iscritti a parlare, quindi passiamo subito a... Allora, non essendoci altri consiglieri iscritti a parlare, caro consigliere, passiamo subito a delle comunicazioni e poi dopo entriamo nell'ordine del giorno. Passiamo alle comunicazioni. Comunica all'Aula che in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 166,2 del decreto legge 267/2000 e articolo 16 del regolamento di contabilità, la Giunta Comunale ha adottato, prelevando il relativo importo dal fondo di riserva, le seguenti deliberazioni. Delibera di Giunta Comunale 204, 205, 213 e 214 del 27/5/2021. Delibera Giunta Comunale numero 223 del 1/6/2021 e delibera di Giunta Comunale numero 244 del 14/6/2021. Ricordo che i processi verbali delle sedute tenute sin data 29 aprile e 20 maggio 2021 sono stati inviati a tutti i capigruppi consiliari ai fini della formulazione delle eventuali osservazioni o rilievi da parte dei consiglieri. Non essendo pervenuti né rilievi né osservazioni, li pongo in votazione dandoli per letti e ho condivisi. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Approvato all'unanimità dei presenti, passiamo subito al secondo punto all'ordine del giorno. Comunicazione da parte dell'assessore Felaco, adozione verde della Villa Comunale. Prego assessore, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora, premesso che con deliberazione di Giunta Comunale del 1° marzo del 2019, avendo oggetto sperimentazione di forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura del verde urbano in esecuzione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'articolo 118,4 della Costituzione e dall'articolo 3,5 del decreto legislativo 267 del 2000, e in coerenza con quanto previsto dalle linee guida per la gestione del verde urbano e dalle prime indicazioni come una pianificazione sostenibile predisposta ai sensi dell'articolo 3,2 lettera C dalla legge 10 del 2013, il Comune di Napoli ha stabilito di implementare, favorire e incentivare, in fase del tutto sperimentale, forme di collaborazione fra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività per la cura del patrimonio verde urbano e a sostegno della gestione e della manutenzione. La Giunta Comunale, quindi, con deliberazione 63 del 1/3 del 2019, ha approvato l'iniziativa sperimentale di forme di collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura del verde urbano, finalizzata a implementare, favorire e incentivare forme di collaborazione fra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività per la cura del patrimonio verde urbano e sostegno della gestione e manutenzione. Con il medesimo atto è stata demandata al dirigente del Servizio Verde della città la predisposizione di apposito avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta ai gruppi di cittadini organizzati in associazione, comitati, per la formulazione di proposte, progetti e operative di pronta realizzabilità nel rispetto delle norme e degli strumenti urbanistici vigenti, indicandone costi, tempi e mezzi di finanziamento senza oneri per l'ente medesimo. L'avviso non ha scadenza e resta aperto fino ad eventuale revoca dello specifico provvedimento e sono ammessi a partecipare all'avviso tutti i soggetti pubblici e privati organizzati in comitati e associazioni operanti nel settore ambientale. Con disposizione dirigenziale del 6/2019 è stato quindi approvato l'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte di collaborazione tuttora in corso di validità. L'associazione Premio Green Care ha manifestato all'amministrazione l'intenzione di partecipare proprio al citato avviso pubblico per assumere a proprio carico e spese
la cura del verde della villa comunale previa redazione di un piano triennale. L'associazione, con nota acquisita al protocollo generale e agli atti del servizio verde della città, ha trasmesso il piano per la cura del verde della villa comunale e rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al piano, così come richiesto per le vie brevi dal servizio verde della società, l'associazione, con nota acquisita al protocollo generale e agli atti del servizio verde della città, ha trasmesso alcune tavole integrative. Successivamente, con nota acquisita sempre dal protocollo generale del Comune di Napoli, gli atti del servizio verde della città, l'associazione ha confermato la volontà di partecipare all'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte di collaborazione tra cittadini e amministrazioni per la cura del verde urbano, già indetto con disposizione dirigenziale, confermando peraltro la richiesta di concessione in affidamento gratuito e temporaneo delle aree presenti in villa comunale. Per lo stretto tempo necessario eventualmente per la realizzazione degli interventi previsti nel piano di cura del verde della villa comunale di Napoli, al fine di poter consentire all'associazione stessa di realizzare propria totale cura e spese di attività contenute nel piano, tese a mantenere e conservare il bene comune attraverso la relativa manutenzione. Pertanto, con delibera numero 100 del 18/3/2021 e per le motivazioni in essa contenute, la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale di cura del verde della Villa Comunale di Napoli, presentato dall'associazione. Assessore, mi perdoni se si può un attimino allontanare dal microfono. Perché non... Così va bene? Sì, va meglio, grazie. Quindi, con deliberazione 100 per le motivazioni contenute nella delibera 100 appunto del 18/3/2021, la Giunta ha approvato il piano triennale di cura del verde della Villa Comunale di Napoli presentato dall'associazione. Accolto la richiesta avanzata dall'associazione a valere sull'avviso pubblico per l'acquisizione di proposte di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura del verde urbano, di cui proprio alla disposizione generale 9 del 10/6/2019. Di concessione di affidamento temporaneo delle aree presenti nella villa comunale per lo stretto tempo necessario ed esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti nel piano suddetto, al fine di poter consentire alla stessa di realizzare a proprie spese, senza oneri per il comune, le attività contenute nel piano, tese a mantenere e conservare il bene comune attraverso la relativa manutenzione. Sempre con la deliberazione numero 100, la Giunta Comunale ha dato mandato al dirigente del Servizio Verde della città di procedere alla stipula dell'atto di convenzione e di adottare tutti gli atti conseguenziali. Ad oggi non si è proceduto alla stipula dell'atto di convenzione ai fini proprio dei controlli delle dichiarazioni rese. Nello sviluppo del procedimento di cui innanzi, il servizio ha fatto applicazione dell'articolo 151,3 del decreto legislativo 50 del 2016 e dei meccanismi di partenariato ivi previsti. Il servizio verde della città, a valle di segnalazioni, diffide e interlocuzione per le vie brevi con il servizio difesa giuridica amministrativa, ha formalizzato specifica richiesta di parere. Il servizio di difesa e giuridica amministrativa, facendo salva l'autonomia decisionale del servizio, ha formulato il proprio parere in merito, evidenziando tra l'altro che, poiché la proposta formulata dall'associazione approvata dall'amministrazione prevede una durata triennale del rapporto, ovvero una durata superiore a quella massima stabilita dall'avviso pubblico, si configura un difetto di corrispondenza tra l'offerta e quanto richiesto con l'avviso pubblico e pertanto un vizio della procedura della delibera 100 della Giunta Comunale. Il vizio rimarcato nella richiesta di parete è effettivamente sussistente e non vi sia possibilità di sanarlo. Il servizio di difesa giuridica amministrativa ha evidenziato criticità nel procedimento in ordine all'osservanza dell'articolo 151,3 del decreto legislativo 50/2016 e in particolare che, sebbene citato articolo prevede la possibilità tra gli enti territoriali di attivare forme speciali di partenariato anche con soggetti privati per il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, lo stesso aggiunge che resta fermo quanto previsto ai sensi dell'articolo 106,2 bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. numero 42, e cioè che la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero rilasciata a condizione che il conferimento garantisca... Assessore,
chiedo scusa, siccome la voce arriva in maniera distorta, gentilmente, se possiamo liberare un attimo dalla mascherina, grazie. Ci abbassiamo. E cioè che la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore, ovviamente, conservazione del bene. Pertanto le forme speciali di partenariato di cui all'articolo 151,3 possono essere attivate relativamente ai soli beni culturali immobili, la cui concessione in uso necessita del rilascio di esplicita autorizzazione da parte del Ministero, perché la mancanza di tale autorizzazione preventiva dell'approvazione della proposta e dello schema di convenzione costituisce un vizio dell'atto. Ancora, il servizio di difesa giuridica amministrativa ha rappresentato che qualora si addivenisse all'annullamento dell'atto in parola, l'amministrazione, previo superamento della procedura oggetto di disamina e di interlocuzione con il privato, il quale deve presentare appunto e prestare il proprio consenso, può comunque valutare di avvalersi della proposta dell'associazione, attivando ex novo la procedura di cui all'articolo 151,3 del codice dei contratti, nel rispetto della relativa previsione e a condizione che la villa comunale sia annoverabile tra i beni culturali immobili, che prevede, ai fini del recupero, restauro e manutenzione programmata, gestione, apertura della pubblica fruizione e valorizzazione di beni culturali immobili, possono attivarsi forme speciali di partenariato anche con soggetti privati, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato, analoghe e ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1. Il comma 1, infatti, dell'articolo 151 rimanda a sua volta alla disciplina delle sponsorizzazioni di cui all'articolo 19 del codice, il quale delinea nei modelli procedurali, ivi compresi la pubblicazione dell'avviso di avvenuto ricevimento della proposta, che possono essere utilizzati anche ai fini dell'attivazione di forme speciali di partenariato ulteriori rispetto alla sponsorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 151 richiamato prima. Tanto premesso, quindi, il Servizio Verde ha avviato il procedimento finalizzato all'annullamento della delibera di giunta comunale numero 100 del 18/3/2021 e che pertanto ora, sino alla fase, siamo nella fase di accesso agli atti e poi sarà possibile produrre memorie di osservazioni da parte dell'associazione. In ogni caso, l'amministrazione continua a credere nella partecipazione e nel contributo dell'associazione ed è pronta proprio a portare a compimento quest'atto o eventualmente a mettere in campo correttivi tecnici al fine di permettere la realizzazione del progetto e dei progetti, nel rispetto ovviamente di tutte le normative vigenti. Grazie. Grazie Assessore. Si è prenotato sull'ordine dei lavori il consigliere Brambilla. Prego consigliere, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Premetto che non abbiamo sentito molto, quindi magari sentiremo l'audio poi dello streaming. Io intervengo sull'ordine dei lavori e volevo chiedere, quindi devo fare il tramite a lei, Vicepresidente, che fa le funzioni di Presidente adesso, di chiedere un parere al Segretario Generale rispetto alla convocazione del 2 luglio in seconda convocazione, perché io vado a leggere i due articoli del nostro regolamento che dicono che sulla convocazione la seduta è valida se viene accertato il numero legale al primo appello. Se non c'è il numero legale è dichiarata deserta, redatto verbale e rinviata in seconda convocazione che viene decisa dalla capigruppo. Ora noi abbiamo già deciso una data di seconda convocazione per il 2, ma la seconda convocazione, come ribadito dall'articolo 33, interviene qualora manchi il numero legale all'appello, al primo appello, non durante lo svolgimento della seduta. L'articolo successivo, il 34, dice: gli argomenti da trattare nella seduta in seconda convocazione debbono essere gli stessi della seduta in prima per i quali non si era deliberato per mancanza di numero legale. Cioè, siccome la prima convocazione
era deserta e non è da ritenersi valida ai fini della deliberazione e delle votazioni delle delibere, viene automaticamente traslato l'ordine del giorno in seconda convocazione. Ma siccome noi il numero legale, e sono le 13:15, ce l'abbiamo perché al primo appello hanno risposto più di 21 consiglieri, se dovesse sciogliersi la seduta oggi, non si scioglie in appello, quindi mancando il numero per poter deliberare e per considerarla valida, ma viene dichiarata chiusa e si deve riproporre un'altra prima convocazione, perché la seconda convocazione, il 2, non ci può essere, perché la convocazione in seconda convocazione c'è solo se manca il numero legale all'appello, non c'entra nulla la mancanza del numero legale durante lo svolgimento. Questa è una mia interpretazione, quindi chiedo a lei Presidente se il Segretario Generale volesse darci un suo parere a riguardo, perché è importante per capire come eventualmente muoverci per il giorno 2. Grazie. Grazie Consigliere Brambilla. Poniamo al Segretario Generale la domanda che lei ha rivolto a noi questa mattina, vediamo se il Segretario Generale intende dare una risposta al suo quesito. Presidente, consigliere Brambilla, il presidente Fucito già le aveva chiarito poco fa, già aveva dato risposta al suo quesito, quindi noi andremo avanti così come erano previsti i lavori, poi magari dopo per iscritto le arriverà qualche comunicazione da parte del segretario generale. Prego consigliere. Scusate, con tutto il rispetto istituzionale per il Presidente del Consiglio Comunale, io ho chiesto come consigliere un parere del Segretario Generale rispetto all'applicazione del regolamento, perché la risposta di Fucito non solo non mi soddisfa, ma la ritengo contraria all'applicazione del regolamento del Consiglio Comunale, che ripeto, io ho letto in aula, la seconda convocazione vale solo se in prima convocazione, cioè in tutte le convocazioni che noi abbiamo fatto, saltando il numero legale alla prima chiamata, automaticamente va in seconda convocazione, che può essere convocata entro 15 giorni dalla capigruppo, con lo stesso ordine del giorno. Punto. Non può essere che noi il giorno 2 luglio è già in seconda convocazione, ma la seconda convocazione decade nel momento in cui oggi alla chiama alle 12 abbiamo risposto più di 21 consiglieri. Scusate, non è un'interpretazione mia, è proprio il regolamento che parla chiaro. La seconda convocazione, poi mi taccio, era per consentire di evitare la paralisi di un consiglio comunale per la reiterata mancanza del numero legale in prima convocazione, cioè all'appello alle 10 dei consigli comunali, dando la possibilità di farlo in seconda convocazione con un numero inferiore pari a un terzo dei consiglieri, e questo lo dice anche il TUE, il testo unico enti locali. Punto. Dopodiché, se oggi c'è il numero legale e viene a mancare, perché ormai molti sono andati via, se chiamassimo il numero legale salterebbe questa convocazione di questa seduta, non possiamo dopodomani venire in seconda convocazione, dobbiamo ripresentarci con una nuova capogruppo in prima e seconda convocazione con altre due date. Scusate, altrimenti uno dopo si deve appellare e fare ricorso a tutti gli atti amministrativi che verranno votati. Ma evitiamolo, io ve l'ho sempre detto, fino a oggi non avete mai forzato la mano sapendo di andare incontro a ricorsi e a opposizioni di atti amministrativi votati in quest'Aula. Io mi dispiace, Guangi, so che non c'entra niente lei, ma o il segretario
ci dà una risposta, oppure noi non possiamo interpretare noi cosa succederà il 2, e neanche il Presidente può assumersi questa responsabilità. C'è una capigruppo che deve essere convocata se dovesse mancare il numero legale, e in quella capigruppo decidere una nuova data. Questo dice il regolamento. Cioè, poi tutto il resto sono interpretazioni, ma le interpretazioni del Presidente le lascio al Presidente. Io voglio una risposta del segretario e una convocazione della capigruppo per decidere una nuova data in prima convocazione. Grazie. Consigliere Moretto. Presidente, io non ripeto le cose che ha già chiarito il consigliere Brambilla. Però voglio ribadire il concetto del consigliere Brambilla sulla interpretazione del Presidente del Consiglio, e anche la sua, perché lei sta affermando le cose non i contenuti, quello che ha detto il Presidente. Il Presidente, con tutto rispetto, ha dato la sua interpretazione. Il consigliere Brambilla ha chiesto il parere del segretario generale. Il segretario generale segue i lavori del Consiglio ed è un organo superiore del Consiglio Comunale che non interpreta secondo la politica, perché in questo caso qualcuno, in questo caso il Presidente del Consiglio, interpreta secondo l'utilità della maggioranza. Per noi il garante è il segretario generale. Che è stato richiesto il parere dal consigliere Brambilla, e voglio ricordare ai pochi consiglieri, perché qualcuno c'è Santoro, c'è lo stesso Fucito, ricorderà che nel 2006 con il sindaco Iervolino, alla fine della consigliatura, all'epoca 48 consiglieri comunali, la stessa maggioranza come oggi non reggeva il numero legale. E fu in quell'epoca che, dopo tanti anni, da decenni, non si è mai ridotto il Consiglio Comunale ad un semplice condominio in prima e seconda convocazione, ci fu l'interpretazione di questa seconda convocazione. L'allora segretario generale, credo che chi lo ha conosciuto non ha mai sbagliato nulla ed è stato realmente il garante, Vincenzo Mossetti, interpretò come interpreta Brambilla e come interpreto io, che va deserto il Consiglio e puoi convocare in seconda convocazione qualora all'appello il Consiglio va deserto. Nel momento che il Consiglio non va deserto, purtroppo si deve riconvocare con lo stesso ordine del giorno, ma con una convocazione nuova della conferenza dei capigruppi. Questa è l'interpretazione. Poi sentiamo il segretario generale. Noi, in base a quello che si dirà, come si pronuncia il segretario generale, prenderemo le dovute conseguenze. Però non possiamo stare all'interpretazione, con tutto rispetto, del Presidente del Consiglio. Verrebbe meno la funzione del Segretario Generale. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Moretto. Ho qui davanti a me una nota a firma del Dottor Scala, del Dottor Mossetti e del Dottor Virtuoso. Gliela leggo così sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco e qualsiasi dichiarazione che può andare contro a una decisione presa dal sottoscritto. In relazione alla determinazione della Presidenza del Consiglio Comunale di rinviare questa nota, risale nel 2010, quindi in relazione alla determinazione della Presidenza del Consiglio Comunale di rinviare alla seconda convocazione fissata per il 29 gli argomenti scritti per la seduta odierna, si conferma l'orientamento secondo il quale possono essere trattati in seconda convocazione gli argomenti per i quali non si era deliberato per mancanza di numero legale, così come espressamente previsto dall'articolo 34,3 del regolamento.
In tali sensi si era già pronunciato il servizio ANCI, risponde in un recente parere richiesto dagli uffici comunali. In particolare, il servizio ANCI, nel parere in questione, richiamandolo espressamente l'articolo 34 del regolamento del Comune di Napoli, distingueva l'ipotesi in cui l'assenza del numero legale si sia verificata prima dell'inizio della seduta da quella in cui l'assenza si sia verificata in corso di seduta. Al riguardo, secondo il suddetto parere, in quest'ultima ipotesi, la seconda convocazione varrà per gli argomenti non conclusi nella seduta di prima convocazione. Ad avviso degli scriventi, tale interpretazione non appare essere in contrasto con la previsione normativa contenuta nel precedente articolo 33,3 del regolamento. Tale disposizione si limita a stabilire un automatismo per il rinvio in seconda convocazione della seduta andata deserta sin dall'inizio, senza qualificare questa ipotesi come l'unica ammessa. Viceversa, l'articolo disciplina il rinvio in seconda convocazione di quegli argomenti non deliberati per mancanza del numero legale intervenuto nel corso della seduta. Quindi io credo che sia abbastanza chiaro quello che è stato scritto la volta scorsa nel 2010. C'è ancora il consigliere Brambilla che rivuole la parola, gliela ridò. No, contesto assolutamente, questa è un'interpretazione sbagliata, mi consentitemi. La seconda convocazione di per sé entra in gioco da sempre, anche sancita dal testo unico enti locali, se il Consiglio Comunale non si può più riunire in prima convocazione per mancanza del numero legale, cioè la metà più uno dei consiglieri non si presenta più in Consiglio Comunale. L'escamotage per non paralizzare i consigli comunali è la seconda convocazione se manca il numero legale all'appello, non durante la seduta, perché altrimenti noi per 10 anni, quando mancava il numero legale durante la seduta, abbiamo o non abbiamo dichiarato la seduta sciolta e riconvocato una capigruppo per decidere una nuova data? Abbiate pazienza. La seconda convocazione entra in gioco se manca il numero legale all'appello, non durante la seduta. E quindi è chiaro che l'ordine del giorno è lo stesso di oggi, il 2, ma il 2 non può più esserci la seconda convocazione, ma ci dovrà essere in prima convocazione e il numero legale dovrà essere 21. Dopodiché, se vogliamo, oggi, domani si fa una seconda capigruppo e si decide due date in prima e seconda convocazione, oppure solo una in prima convocazione, e se manca il numero legale all'appello, entro 15 giorni la capigruppo decide una data in seconda convocazione. Che stè? Quell'interpretazione aggiunge una parola al regolamento che non esiste. Non esiste la parola magica che l'ordine del giorno viene spostato alla seconda convocazione delle delibere che non sono state votate per mancanza di numero legale. Punto. Non dice per mancanza di numero legale nel corso della seduta. Questa frase l'hanno aggiunta nell'interpretazione, ma non esiste nel regolamento. Ed è la discriminante per la quale, se una seduta viene sciolta per mancanza di numero legale durante la seduta, si deve riconvocare con la capigruppo. Abbiate pazienza, è l'ABC del testo unico enti locali, è l'ABC, la seconda convocazione. Altrimenti noi convocheremmo tutti i consigli comunali seconda convocazione con 14 consiglieri e abbiamo finito. Non è così. Questa interpretazione, ripeto, leggetela bene, aggiunge una parola che non esiste nel regolamento, e quella parola è discriminante rispetto a quello che potremmo o non potremmo fare il 2 luglio, semplicemente. Quindi, segretario, mi dispiace, quella parola non c'è nel regolamento, e quindi è vero che l'ordine del giorno viene traslato in seconda convocazione, ma solo se in prima convocazione è saltato un numero legale all'appello. Oggi mi risulta che al primo appello eravamo presenti più di 21 consiglieri, e quindi la seduta è valida, verrà sciolta la seduta per mancanza di numero legale e verrà riconvocata dalla capigruppo in prima e seconda convocazione in altra data. Possiamo farla domani, la capigruppo, e decidere che il 2 luglio va bene lo stesso come data di prima, lo stesso ordine del giorno in prima convocazione però.
altrimenti siamo qua all'infinito, ma scusate, questa interpretazione io la, se voi la scrivete così, io la vado a impugnare, perché in questa interpretazione c'è una parola che non esiste nel regolamento. Grazie. Presidente, io non posso che dirle di impugnare questa sua richiesta, perché ormai quello che è stato la nota presentata, che io le ho letto, parla chiaramente, quindi continuiamo, andiamo avanti, poi magari prego consigliere Santoro. No, la ringrazio Presidente. Grazie Presidente. Siccome si è aperto una questione che è importante e dirimente anche per capire poi il corretto prosieguo dei lavori della seduta odierna, la invito a perdere qualche altro secondo per essere chiari. Lei ha letto un parere che mi sembra abbastanza datato, perché stiamo parlando di 11 anni fa. I colleghi Brambilla, Moretto sono intervenuti, hanno fatto delle osservazioni che in parte mi convincono anche. Penso però che sia il caso, per sgomberare il campo, chiedere la cortesia al nostro segretario comunale, do anch'io il benvenuto e auguro buon lavoro per questo nuovo incarico alla dottoressa, però chiederei, diciamo, un parere ufficiale in modo da capire noi come procederemo, al di là di una nota, ripeto, che appare datata, al di là delle considerazioni appena fatte dai colleghi, però una voce, diciamo, certa ce la può dare solo il segretario, quindi le chiederei di poterle dare brevemente la parola, in modo che ci può confermare se questo parere letto dalla Presidenza è ancora attuale o se magari è stato superato in questi 11 anni da eventuali ulteriori, diciamo, pareri, pronunciamenti che possano in qualche modo aver diversificato l'opinione sul punto. Quindi le chiedo di poter avere una parola certa dal nostro segretario comunale. Grazie. Prego il segretario di prendere la parola e rispondere ai consiglieri. Grazie. Innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, un attimo. La questione si è posta già in precedenza in questo Consiglio. È vero che il parere letto dal Vicepresidente può sembrare datato, ma è un parere reso sulle stesse disposizioni normative attualmente vigenti e quindi in questo preciso momento non ritengo di discostarmi dal parere dei colleghi, che evidentemente lo hanno reso dopo approfondimenti, fanno riferimento anche al servizio ANCI Risponde. Non vi sono, da una veloce ricerca fatta mentre era in corso il dibattito, elementi nuovi e o diversi rispetto a quanto autorevolmente sostenuto dai colleghi, che venivano giustamente ricordati come colleghi che non hanno sbagliato niente. Quindi io sono ben felice di ritrovare agli atti il parere di colleghi che hanno approfondito e che hanno letto le due disposizioni in combinato disposto al fine di rendere utili i lavori della seduta per gli argomenti che non sono stati trattati nella prima. La interpretazione a cui fanno riferimento i consiglieri, peraltro legittima, in questo momento non trova il mio parere favorevole ai fini di una conservazione delle attività fatte. Immagino che il principio sia stato anche quello che ha sostenuto i miei colleghi in precedenza. Ritengo assolutamente possibile e legittimo l'operato del Consiglio, che ritenesse di proseguire in seconda convocazione trattando gli argomenti che non venissero trattati nella prima per mancanza di numero legale, laddove la precisazione se la mancanza del numero legale debba essere in apertura di seduta o nel corso della seduta
non viene resa nel regolamento, non è opportuno inserire un aggravamento e quindi impedire la prosecuzione dei lavori. Questo al momento è il parere del segretario. Grazie segretario generale, ci ha delucidato. Prego ancora consigliere Brambilla. Un attimo, diamo la parola al consigliere Brambilla e poi continuiamo. Prego consigliere. Allora guardi, mi dispiace, nel regolamento è espressamente indicato che la seconda convocazione interviene qualora in prima convocazione all'appello, cioè dopo un'ora dall'avviso, quindi noi facciamo la convocazione alle 9, question time alle 10 appello. Se alle 10 non sono presenti 21 consiglieri comunali, la seduta si intende deserta, sciolta, non valida e viene passata in seconda convocazione e la data è decisa dalla capigruppo entro 15 giorni, perché il segretario ha detto che non viene scritto nel regolamento che la mancanza del numero legale è sull'appello della prima convocazione, invece l'articolo 33 lo dice espressamente. Il problema quindi, mi dispiace che qualche consigliere comunale della FU maggioranza rumoreggia quando uno sta cercando di far valere un regolamento d'aula che forse è stato disatteso troppe volte, dico io, in questi anni, anche da parte di chi avrebbe dovuto farlo rispettare in quest'aula, ma dico tranquillamente, lo ribadisco, quel parere non dice quando e perché quella prima convocazione non era valida, non dice cioè se era mancato un numero legale all'appello o durante la seduta, quello del 2010, mentre il regolamento lo dice espressamente. Quindi io, per quanto mi riguarda, il 2 è illegittimo convocare in seconda convocazione con lo stesso ordine del giorno della seduta di oggi. Detto questo, ho esaurito l'ordine dei lavori e chiedo il numero legale. Grazie Presidente. Grazie consigliere Brambilla, c'è iscritto il consigliere Pace. Prego consigliere Pace, a lei la parola. Dottoressa Barbati, allora il consigliere Brambilla ha chiesto la verifica del numero legale. Procediamo all'appello. Sindaco, assente. Andreozzi, presente. Arienzo, assente. Bismuto, assente. Brambilla, assente. Buono, assente. Caniglia, assente. Capasso, presente. Cecere, assente. Coscia, assente. Colella, assente. Coppeto, presente. Coppola, assente. De Gregorio, assente. Esposito, assente.
Fretta, assente. Fucito, presente. Giova, assente. Guangi, presente. Guida, presente. Langella, presente. Lanzotti, assente. Madonna, assente. Matano, assente. Merolla, assente. Mirra, assente. Moretto, assente. Mundo, assente. Nonno, assente. Pace, presente. Palmieri, presente. Quaglietta, assente. Santoro, presente. Gambati, assente. Simeone, assente. Solombrino, presente. Troncone, assente. Pulleto, presente. Benanzoni, assente. Bernetti, presente. Zimbaldi, presente. Sindaco, presente. Cecere, presente. Bismuto, presente. Presenti 17, dichiaro sciolta la seduta.